sei su voci.fm. Un saluto a tutta la community di voci.fm da Marco Picchio. Dopo il lancio alla 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la 20esima edizione, quindi edizione importantissima di Voci nell'Ombra, festival internazionale del doppiaggio, prosegue il suo cammino tra Genova e Savona, dove si tiene dal 9 al 12 ottobre. Gran finale poi al Teatro Chiabrera di Savona. In linea ho Tiziana Vuorino, che è direttore del festival. Tiziana, benvenuta. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Io vi sto parlando dalla Liguria, davanti a un mare oggi strepitoso perché abbiamo una tramontana e il mare che proprio va verso l'orizzonte. Sì, però tu ci stai facendo un po' di invidia in questo momento, eh? Ci stai suscitando invidia. Anche quindi ci fai capire anche che la location dove si svolge il festival è tra le più belle sicuramente al mondo che si potevano scegliere, no? Senza dubbio. E magari parliamo un po' del programma, allora, così abbiamo qualcosa di definitivo, no? Assolutamente. Assolutamente, guarda, iniziamo a Villa Bombrini nella sede della Film Commission con un appuntamento dedicato al podcast, quindi uno strumento insomma di ultima generazione, ma che può essere anche un modo per promuovere e valorizzare il territorio. Cerchiamo di unire sempre le cose, no? Coinvolgere anche appunto la regione in cui ci troviamo. E poi saremo a Palazzo Ducale, una delle sedi più prestigiose di Genova, e avremo un po' l'inaugurazione del festival. Presenteremo in anteprima il libro di Claudio Gifava, Il mio cinema, che è una raccolta dei suoi saggi critici usciti sul Corriere Mercantile, testata che ha accompagnato Genova nella, insomma, nel suo percorso storico per molti molti anni. Sarà presente anche la signora Elena Pongiglione, moglie di Claudio Gifava, e seguirà un format nuovo, innovativo, che coniuga cinema, teatro e doppiaggio. In collaborazione con CAD Doppiaggio di Milano avremo la proiezione del film Cyrano Mon Amour e la partecipazione di doppiatori dal vivo. Quindi è un programma che veramente si preannuncia ricchissimo, insomma, quest'anno. Assolutamente. Poi passiamo a giovedì, invece torniamo a Savona, avremo una proiezione per le scuole, perché uno degli obiettivi del festival è anche quello di far conoscere alle nuove generazioni che cos'è il doppiaggio, che cosa sta dietro a quello che vedono davanti ai vari tipi di schermo da cui fruiscono dei contenuti. E quindi avremo la proiezione del film Just Charlie, con non soltanto un dibattito sull'adattamento, sui dialoghi italiani, ma anche sulla tematica del bullismo a cui è dedicato il film. Al pomeriggio, al Music Lab di Savona, avremo un corso di avvicinamento al doppiaggio, che gli altri anni ha avuto sempre molto successo, e anche quest'anno ci aspettiamo, insomma, che sia assolutamente richiesto e fruito. Poi passiamo venerdì, torniamo a Genova, questa volta in collaborazione con l'Università di Genova, nella sala polivalente di San Salvatore. Come di consueto daremo il via a un appuntamento di approfondimento, quindi una giornata di studi e di confronto in cui interverranno professionisti del doppiaggio e dell'adattamento, anche dell'audiodescrizione, doppiatori, studiosi, quindi accademici, e anche rappresentanti internazionali, tra cui una bella delegazione russa. Quindi siamo a questo punto alla 12, alla finale. E poi okay. Sabato 12, esatto. Avremo insomma un po' il clou del festival. Il sabato pomeriggio nella fortezza del Priamar, che adesso vediamo come posso descriverla, domina dall'alto lo spettacolo, insomma, del mare che si estende sotto da una parte, dall'altra si può vedere e ammirare la città. Saremo alla fortezza del Priamar, quindi con degli angolini per le interviste veramente rari, quindi in uno spazio interviste i doppiatori, insomma i nostri ospiti, potranno incontrare i giornalisti e le telecamere di vari emittenti. E poi arriviamo al clou del festival, che è la serata di premiazione con la consegna degli anelli d'oro, che quest'anno saranno 18, alle sezioni di cinema e televisione, ma come ben sai non solo, quindi di tutti gli audiovisivi, fino ad arrivare anche alla radio. Quest'anno avremo anche una sezione podcast. Sì, infatti avevamo già accennato di questo nella precedente intervista. Esattamente. E poi naturalmente tutte le targhe, i premi alla carriera, i premi al giovane talento del doppiaggio italiano, che quest'anno ha visto la votazione popolare equilibrata anche da una commissione di qualità composta da 9 tra i più autorevoli direttori di doppiaggio italiani, tutti i premi speciali
il premio SIAE, il premio Art Kitchens, la targa Maurizio Ancidoni, una varietà consistente di dinamiche tutte collegate al settore della trasposizione multimediale del doppiaggio. Bene, allora io ringrazio Tiziana Voarino. Chiaramente Tiziana, buon lavoro, visto che di lavoro ne avrete sicuramente tanto da fare, perché il programma, come dicevamo prima, è ricchissimo, quindi tante cose interessantissime. Il festival comincia il 9, termina il 12, stiamo parlando di Voci nell'Ombra, Festival Internazionale del Doppiaggio, che continueremo comunque a seguire. Grazie Tiziana, buon lavoro di nuovo. Grazie come sempre a voi, buona giornata a tutti. Voci.fm, il sito delle voci.